Ok ragazzi, quindi quest'oggi andiamo a commentare una partita su Rocket League. Vi ricordo come al solito la recensione è fondamentale per il supporto. Supportate con la chat anche, mi raccomando raga, è fondamentale. E se non avete ancora messo like, vi ricordo di mettere like. Quest'oggi andiamo a aspettare una bellissima partita, ovvero quella di Barbaro contro Tommy. Tommy è un nuovo iscritto del canale e invece Barbaro è uno che ci dà dentro, perché è anche gestore del mio canale. IB4, iniziamo subito questa partita tanto attesa. Qua vediamo il nostro bellissimo Barbaro che utilizza tutto il suo turbo per cercare una difesa agghiacciante. Attenzione, stava per missare. Tommy non si fa perdere le occasioni. Però vabbè, sì. Però vediamo un pochettino. Qual è il nome vero del Barbaro? Beh, nessuno lo sa effettivamente, neanche io alcune volte, perché mi confondo. Voi immaginate che quando ci vediamo di persona alcune volte lo chiamo Barbaro, è vero. Ma diciamo la verità, mi dimentico. Però non vi preoccupate. L'importante è che sia scritto almeno il nome ipotetico della persona. Perché sì. Let's go, primo gol. GG. Durante il replay, poi parli tu. Ah, ok, scusa. Vediamo un pochettino. Le cose che ho provato, le emozioni, cioè. Ah, ok, ok. Ok, attenzione, Tommy. Ah. Tommy di qualcosa. Aspetta, sentiamo Tommy. Non sentiamo niente. Grazie della persona che si è iscritta al canale. Iniziamo subito quindi di nuovo questa partita. Questo contrasto epico. Barbaro, Tommy, li vediamo qui. In full cam. Attenzione, Barbaro ha avuto un leggero contrasto maggiorato e forse riesce ad acquisire palla. Sì, ce l'abbiamo direttamente. Se faceva una curva migliore forse riusciva anche a fare gol diretto in apertura. E invece non c'è riuscito. Vediamo Tommy che non si fa far perdere delle occasioni. Cerca di fare gol e forse ci riesce. No, contrasto di Barbaro molto importante. Attenzione ragazzi, attenzione. Non mi fa ridere che mi fai perdere la conversazione. Allora, il Barbaro che cerca, riesce a fare gol all'angolino basso. Cosa ha provato il Barbaro? C'è un po' tutto rosso, ma se te lo vedi. Mamma mia, che fatica. Ha provato fatica. Ma è un'emozione incredibile, vai. Era comunque all'angolino basso, quindi ti devo dire chapeau per questo bellissimo gol. In before abbiamo Tommy che tutto quanto arrabbiato cerca di recuperare. Ci riuscirà? Non ci riuscirà? Lo scopriremo soltanto vivendo. Allora, iniziamo con Tommy che sta ritornando nella sua casa. Molto probabilmente si vuole preparare per una difesa, ma sbaglia. Attenzione, il Barbaro recupera. E abbiamo perso con Discord. Meno male che Discord funziona sempre. Ok, diciamo continui. Che secondo me sono. Mi senti? Sì, sì, vai. Ah, diciamo che sono. Secondo me qualche livello superiore a Tommy. Sì, ti devo dire. Mi aspettavo che Tommy fosse un diamante, invece no. Infatti, anche qua l'ha sbagliata, eppure aveva la curva perfetta. Vediamo un pochettino comunque Torri se riesce a recuperare, se riesce ad avere un'inquadratura perfetta. Ok, a porta libera, vediamo un pochettino come si gestisce. Poteva fare il riccio, non l'ha fatto perché sa già che il Barbaro molto probabilmente gli avrebbe tolto palla nell'ultimo tiro. In before qua il Barbaro c'ha completamente la palla. Attenzione, si è fatto un autopassaggio. Si fa un autopassaggio verso il centro. Vediamo un pochettino se Tommy intercetta. Non intercetta. Attenzione, il Barbaro cerca di recuperare questa grande occasione per lui. Tira, sbaglia. Adesso Tommy c'ha il vantaggio. C'ha il vantaggio anche perché è porta libera. E Tommy c'è riuscito. Ha fatto un bellissimo gol. Se Tommy vuole scrivere qualcosa, se vuole dire dai, se vuole dire non so che cosa motivazionale, lo può scrivere. In before non ha scritto niente e la partita è iniziata. Ottimo contrasto. Barbaro ha avuto, mi sa, un leggero vantaggio. Grazie. Okay. Prego Tom. Barbaro ha avuto un leggero contrasto. Attenzione, il Barbaro sta cercando di diciamo distogliere l'attenzione da Tommy, dalla palla. Vediamo un pochettino il Barbaro che cosa fa. Ok, va indietro, cerca forse di tirare meglio, ma sbaglia, missa completamente la sua occasione e si fa un grandissimo autogol. E qua io direi di dire i sentimenti del Barbaro che ha provato adesso. Come si è sentito? Un italiano vero? Allora ragazzi, qui ho sbagliato totalmente. Qui l'ho missata, come potete vedere sono andato. E qui abbiamo sbagliato tutte e due, ma la palla ormai era.
Sì, più che altro non era in porta, ma era il campo che era ricurvo e quindi è entrata direttamente all'interno della porta. Ibenfor, vabbè. Sì, un recuperaccio sta facendo Tommy, che è arrivato addirittura a un pareggio. Attenzione ragazzi, vedremo un pochettino chi riuscirà a portarsi a casa la vittoria. Abbiamo ancora 2 minuti ed è con vivo interesse che vi dico di vedere un pochettino, perché ci troviamo al centrocampo. Tommy cerca di contrastare ma non riesce, a quanto pare. Siano tutti e due al centro del campo, nessuno in vantaggio, nessuno in svantaggio. Tommy forse vola, vola, attenzione, attenzione, con l'aereo, con l'aereo di Tommy. GG! Italia vince! Non è facile fare il telecronista, quello è poco sicuro. Però mi sembra parlare tutto d'un fiato. Si sta gasando però. Ok, ritorniamo. Tommy non c'è. No, sì, ha fatto il trucco! Ha fatto il trucco! Attenzione! Attenzione, Tommy! Tommy recupera! Recupera! Tocca il vantaggio! Davvero, GG! Cosa sto provando, Barbara, adesso? Ma vedi come sta a commentare con la microfono in mano? Allora, ti devo dire! Stai messo abbastanza male, Barbaro! Quello che voleva far vedere Tommy è che all'inizio si può anche far giocare l'avversario 2-3 minuti, e invece Tommy e lui col platino, col diamante, riesce a recuperare. Vediamo un pochettino cosa riesce a fare. Attenzione, Tommy forse riesce a fare un altro gol. Barbaro lo ferma. Attenzione all'angolino basso, non si può fare certi gol per poi farsi dire da Lotax che deve piangere. Allora, continuiamo. Tu dici sempre piangi. È perché prima ho fatto un bellissimo gol, ho ciuccato forte. E quindi non ho chiesto il tuo parere, avevo soltanto fatto menzione del tuo nome. Allora, continuiamo. Continuiamo. Attenzione, il Barbaro. Tommy che la voleva parare utilizzando la macchina del Barbaro, ma non è riuscito. Il Barbaro ha segnato. GG. Con calma, ho 48 secondi per fare un altro gol. Ce la posso fare. Comunque è partita combattutissima, Assolutamente sì. Comunque c'è da dire che Tommy da un 3-1 o un 4-1 è riuscito a recuperare con un 5-4, quindi davvero GG. Vediamo un pochettino il vantaggio. Vabbè, cosa voleva Tommy? Voleva che sbagliava questa facile parata. Attenzione, il Barbaro recupera tutto il suo vantaggio. 5-5! Attenzione, la partita combattuta con questo pareggio incredibile. Vediamo un pochettino. Siamo 5 spettatori solo perché ti stai gasando. Contrasto incredibile. Barbaro che ha un leggero vantaggio, forse riesce a fare gol. Tommy la para. Attenzione, attenzione, perché potremmo andare anche ai supplementari. Vediamo un pochettino come sta andando la partita. Tommy, attenzione, che vantaggio davvero. E il Barbaro mi sa che deve piangere, come dice Lotax. Ok, ho 19 secondi, qui devo fare il miracolo. Mi sa proprio di sì. Vediamo un pochettino, 19 secondi, 3, 2, 1, inizia. Vediamo un pochettino il contrasto, è diretto. Attenzione, però il Barbaro poteva avere un leggero vantaggio, lo perde direttamente. Tommy acquisisce turbo, il Barbaro non c'ha ancora il turbo. Vediamo un pochettino Tommy che cosa fa. Inizia a volare, inizia forse a ciuccarlo. Lo ciucca, si fa un gol il Barbaro. E vi devo dire, attenzione, attenzione. Forse il Barbaro riesce a fare in 6 secondi 2 gol, forse riesce a farci sognare e fare in supplementare. Mentale, così che forse riesce a vincere la partita. Non credo proprio. Abbiamo perso. Ok, iniziamo. 6 secondi. Attenzione, vuole fare il gol diretto. Tommy stava per sbagliarla, invece la para con il suo sedere della macchina. E Barbaro fa gol a 0-0. Attenzione, attenzione. Forse c'è l'ultima azione da parte del Barbaro. Ora non si sa. È finita la partita. Ah, non c'è l'ultima azione. No, l'ultima possibilità era questa. Ah, ok, quindi vittoria, partita. Oh, GG comunque, GG. Bravo Tommy, purtroppo mi ha confuso. Però abbiamo fatto un 7-6, vuol dire che eravamo entrambi più o meno GG, mi sono divertito un botto a giocarla comunque.